Il locomotore di un treno che trasportava un gas altamente infiammabile ha preso fuoco ieri mentre stava passando per Mede. Il macchinista è riuscito a fermare il convoglio prima che si verificasse una strage. Il Partito Democratico non ha ancora deciso chi sarà candidato sindaco per le prossime comunali a Pavia. Per il segretario Calabrò sono in lizza non solo De Paoli e Moggi, ma anche altri nomi. Dopo gli allarmi dei giorni scorsi, il verdetto dei numeri, 4 sforamenti consecutivi dei livelli di PM10 a Pavia, da domani scatta il blocco anche per i diesel Euro 4. Un giovane di Abbiategranzo è stato arrestato dai carabinieri, era stato sorpreso a spacciare alla periferia di Casorate Primo, in casa aveva oltre 7.000 euro frutto della vendita della droga. Ulteriore stanziamento di quasi 300.000 euro per la manutenzione del tratto vogherese del torrente Staffora, si partirà con la rimozione di tronchi e detriti per poi sistemare le sponde. Festa a Candia per la disputa del Palio del Marenghin, vince la Contrada San Carlin che si aggiudica il secondo trionfo nelle 4 edizioni disputate. Buonasera, benvenuti a Pavia News. Si è rischiato un incidente di gravissime proporzioni ieri sera a Mede, dove un treno che trasportava delle sostanze infiammabili provenienti dalla raffineria di San Nazaro ha visto il locomotore prendere fuoco. È stata soltanto la prontezza del macchinista che è riuscito a bloccare tutto e operare le prime strumenti di sicurezza prima che appunto fosse troppo tardi ad evitare il disastro. Il principio di incendio si è verificato quando il treno stava per raggiungere l'abitato di Mede. Un rischio enorme si è corso mercoledì sera a Mede. Il locomotore di un treno che trasportava un liquido altamente infiammabile ha improvvisamente preso fuoco. È successo poco prima delle 19. Il convoglio era partito dalla raffineria di San Nazaro e stava percorrendo la linea ferroviaria Alessandria-Pavia. Arrivato alle porte di Mede, dalla motrice diesel è iniziato ad uscire del fumo. Prontamente il macchinista ha arrestato il treno e dato l'allarme. Sono arrivate squadre di vigili del fuoco da Mede, Mortara, Robbio e Voghera che hanno proceduto prima a isolare il locomotore dai vagoni e poi a spegnere il principio d'incendio. Se le fiamme si fossero estese alle cisterne sarebbe potuto accadere il finimondo. Il convoglio trasportava propilene, un derivato del petrolio. Il principio d'incendio è avvenuto in un punto in cui la ferrovia tocca marginalmente l'abitato di Mede e si è reso necessario evacuare i residenti di via per Castellaro. Nel frattempo il macchinista e un tecnico presente sul treno sono stati soccorsi dai medici del 118 per una lieve intossicazione. Tutto comunque si è risolto per il meglio. Una volta completata la messa in sicurezza del convoglio, gli evacuati hanno potuto fare rientro alle proprie abitazioni. Il treno è stato poi rimosso dai binari nel corso della notte e alla mattina la linea Pavia, Torre Beretti, Alessandria è tornata regolarmente in funzione. Sull'incidente avvenuto a Mede c'è una presa di posizione da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture Claudia Terzi. Rispetto a quanto avvenuto a Mede, ha detto l'assessore, mi auguro venga fatta chiarezza prima possibile sulle cause di un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La società proprietaria del treno merci spieghi per quale motivo si avvalsa di un locomotore che appare vetusto e probabilmente non in buono stato, oltretutto per effettuare un trasporto così delicato. Dalla condizione dei mezzi che circolano sui binari, dalla loro efficienza, dal loro grado di manutenzione, dipende la sicurezza di tutti, ha ricordato Claudia Terzi. Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale del PD Villani, che presenterà un'interrogazione. Ha detto Villani, com'è possibile che per trainare vagoni carichi di gas infiammabile la società di trasporto, che è di Ferrovie dello Stato, utilizzi locomotori diesel di oltre 30 anni? Grazie alla prontezza degli interventi si è scongiurato il peggio, ma non si può non tornare con il pensiero alle tragiche immagini della strage di Viareggio, dove fu proprio un incidente a un merci che trasportava GPL a provocare una strage. Vedremo quindi se ci saranno ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Intanto, andando a Pavia, avevamo proprio lanciato ieri l'allarme, adesso è definitivo. Dopo il quarto giorno di sforamento dei livelli di PM10, scattano ulteriori limitazioni al traffico che riguarderanno da domani anche i diesel Euro 4.
L'allarme scattato nelle scorse ore porterà ai primi interventi da parte dell'amministrazione comunale. Le alte concentrazioni di polveri sottili per 4 giorni consecutivi causeranno già da domani le limitazioni della circolazione di primo livello stabilite dall'ordinanza regionale. Per questo motivo non potranno circolare i veicoli privati diesel fino a Euro 3 compreso, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30. I veicoli privati diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, i mezzi commerciali diesel fino a Euro 3 compreso da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 8.30 alle 12.30. Il primo superamento dei limiti di PM10 è stato registrato domenica scorsa, quando la colonnina di via Folperti ha fatto registrare 59 microgrammi per metro cubo, mentre alla Minerva di 70. La soglia massima consentita, come noto, invece di 50 microgrammi per metro cubo. E non è andata meglio lunedì, quando i livelli di inquinamento dell'aria sono saliti ulteriormente. In via Folperti la concentrazione di PM10 ha raggiunto quota 60 microgrammi per metro cubo, mentre alla Minerva addirittura di 79. Dopo 4 giorni consecutivi oltre i livelli di guardia, l'amministrazione del Mezzabarba ha fatto così scattare le restrizioni di primo livello del protocollo regionale, in attesa di un miglioramento che farebbe venir meno il giro di vite al traffico del capoluogo. Apriamo una pagina di politica particolarmente importante questa sera con una notizia arrivata nel pomeriggio. L'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, e il Governo hanno trovato l'intesa per salvare i fondi del bando periferie che erano stati bloccati con una norma all'interno del decreto mille proroghe la scorsa estate. L'accordo è arrivato durante la conferenza unificata che si è tenuta oggi pomeriggio presso il Ministero degli Affari Regionali. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'ANCI, il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Il fondo da 1,6 miliardi di euro, dove sono compresi anche i 7,5 milioni destinati a Pavia, è stato interamente ripristinato anche se spalmato su 2 anni. Soddisfatto il presidente di ANCI, che ha così commentato all'uscita della conferenza unificata: abbiamo vinto una battaglia che non era dei sindaci ma era per i diritti dei cittadini. La politica sta davvero facendo le grandi manovre in vista delle elezioni comunali del prossimo anno nel capoluogo. Vi proponiamo un'intervista al segretario cittadino del PD che spiega come il partito non abbia ancora scelto il nome del candidato sindaco. Molta attenzione anche sul tema candidature. Al netto delle polemiche degli ultimi tempi, si dice che però sul tavolo sia rimasta comunque quella dell'assessore Moggi, così come ovviamente quella del sindaco uscente De Paoli. Ma sì, diciamo che questa è una questione che verrà discussa successivamente, perché l'obiettivo è quello proprio di costruire un programma condiviso. È vero, ci sono queste due potenziali candidature, all'interno del PD probabilmente ce ne saranno anche delle altre, vedremo, ne sto sentendo parlare anche di altre possibili, vedremo un po' come si evolveranno le cose, però la centralità di questo percorso è quella di costruire un programma che possa essere dividente di interesse e soprattutto che possa nascere dai suggerimenti della città. Questo è un po' l'obiettivo e cercheremo di farlo ascoltando veramente tutti. Nessun passo indietro, la candidatura a sindaco di Alice Moggi è ancora sul tavolo del centro-sinistra, così come quella di Massimo De Paoli. Una voce di corridoio che ha trovato la conferma nelle parole del segretario cittadino del PD Calabrò e che racconta le grandi manovre in corso all'interno di Palazzo Mezzabarba. Il sindaco ed il suo braccio destro, insomma, sembrano voler giocare fino in fondo la loro partita, al netto delle smentite di rito. Ma sulle recenti polemiche interne il segretario del PD getta acqua sul fuoco. La segreteria di Pavia, da quella regionale e anche da Roma, negli ultimi tempi sono arrivati inviti alla calma, viste le scintille che però continuano. Vediamo le interviste rilasciate a Telepavia, agli organi di stampa, quotidianamente da molti consiglieri del PD. Ma no, adesso c'è stato un po' di fibrillazione, c'è stato un qualche malinteso, però ecco, da Roma posso smettere che non è arrivata nessun tipo di indicazione. Ecco. Noi con il segretario regionale personalmente sono sempre in contatto con Alessandro Alfieri, quindi siamo tutti informati di quello che succede, ma l'obiettivo è costruire un programma, costruire una squadra che si possa giocare le prossime amministrative.
Poi serve molto buonsenso, molto lavoro e molta pazienza, ma con l'obiettivo ben preciso che deve essere comune a tutti, rigovernare questa città per il bene di questa città. Al netto delle polemiche però, lo schieramento di centro-sinistra sta lavorando anche sui contenuti. Ormai siamo entrati nel vivo, le elezioni si avvicinano sempre più, il PD è al lavoro con una linea programmatica ben precisa. Sì, noi dopo il prima riunione un po' informale che abbiamo fatto, adesso stiamo cominciando a lavorare a costruzione di un tavolo programmatico con l'obiettivo di mettere giù un programma che possa essere di interesse alla città, coinvolgendo non solo la parte politica della città attiva, ma anche la cosiddetta società civile, cioè coloro che sono gli attori su cui la città in qualche modo fa riferimento. Quindi l'idea è di costruire un programma più condiviso possibile, più ampio possibile, che sappia rispondere un po' alle esigenze della città. E vuole costruire un programma a partire dalla società civile anche Forza Italia, che ha convocato per sabato un importante incontro. Sì, innanzitutto un ringraziamento a tutto il gruppo di Forza Italia Pavia, al gruppo dei delegati, ai simpatizzanti, Alessandro Cattaneo, Marco Bellaviti, perché sono stati mesi intensi di lavoro. Un progetto ambizioso che realizziamo sabato 20 alla Cascina Marzana, nella quale confluiranno moltissime persone. Abbiamo avuto l'adesione di tante realtà associative del mondo dell'impresa, del mondo accademico, del mondo sanitario, del mondo delle politiche giovanili e del sociale. Quindi un grandissimo evento programmatico del centrodestra, marchio Forza Italia, che di fatto pone al centro la città di Pavia, le sue esigenze e le idee, le buone pratiche per il futuro. Quindi la politica che vuole ascoltare i soggetti protagonisti del territorio per elaborare poi un programma chiaro, sintetico, efficace e effettivamente realizzabile. Quindi noi vogliamo ascoltare, vogliamo mettere la nostra competenza e il nostro pragmatismo nel conoscere la pubblica amministrazione per dare una svolta chiara alla città di Pavia. Ecco, penso che un evento del genere non abbia grandi precedenti nel passato recente, quindi l'ambizione è quella appunto di iniziare un percorso che parte sì il 20, ma che si concluderà nei primi mesi del prossimo anno, quando definiremo le azioni concrete che per noi sono prioritarie per la città di Pavia. Ci saranno o sono già previsti altri incontri, altri appuntamenti di questo tipo anche nei mesi a venire? Ma sicuramente sì, perché appunto dal 20 uscirà una piattaforma di idee, di valore, di temi che verranno elaborati poi su tavoli separati e tematici e che confluiranno tutti in un programma che come Forza Italia presenteremo ai nostri alleati, che vorrà essere un po' elemento di qualificazione per la città di Pavia. Ecco, noi riteniamo appunto che questo sia un momento tanto complesso che non siano necessarie ricette calate dall'alto, ma bisogna ascoltare in tanti settori, soprattutto quello del lavoro all'interno di una città, chi di fatto quotidianamente lavora e quindi ha le criticità quotidiane negli spostamenti, in tutto ciò che è affine a questa tematica. I temi appunto sono molti, ma confidiamo appunto di poter fare una sintesi molto chiara e molto propositiva. Un'ultima battuta sul centrodestra: c'è la possibilità, ovviamente siamo ancora, è ancora presto, forse c'è la possibilità di un centrodestra unito, come si dice a livello nazionale, insomma Lega e Forza Italia non sono più così vicini? Ma io ritengo di sì, stiamo lavorando in questa direzione, è evidente che bisogna fare dei passi, degli sforzi tutti, il livello nazionale pone dei temi, dei macro temi ovviamente non trascurabili, ma a livello locale l'alleanza è sempre stata buona, i rapporti personali sono ottimi e penso che la voglia di dare una prospettiva a questa città e di liberare la città da un'amministrazione che ha fallito prevalga. È evidente che però in questa fase a noi interessano principalmente i programmi e le idee, perché il centrodestra non si può permettere di fallire sotto questo punto di vista. Ed è la corsa alla poltrona di sindaco di Pavia, si parlerà anche questa sera nel nostro talk show Politica la Parola in prima serata. Allora subito da lì nello studio 1, dove c'è il nostro direttore Stefano Calvi. Buonasera Stefano. Sì Paolo, grazie per la linea. Come hai detto tu e come abbiamo visto anche nei servizi appena andati in onda, le schermaglie politiche in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, del 2019, sono già iniziate. Sarà proprio questo il tema di questa sera a Politica la Parola, qui nel nostro tavolo, sul tavolo della politica pavese affronteremo diverse questioni legate al nostro capoluogo e lo faremo con Maurizio Nutta, esponente del centrodestra, con Luigi Furini del Partito Democratico, Pietro Trivi di Lega Nord e con Giacomo Galazzo, assessore attualmente nel comune di Pavia e
esponente di Liberi Uguali. Io quindi restituisco a te la linea e vi do l'appuntamento qui alle 21.10 di questa sera per parlare di Pavia, città e delle sue elezioni. Grazie Stefano, quindi puntata da non perdere. Noi andiamo alla cronaca con un'operazione antidroga dei carabinieri che si è svolta a Casolate Primo. Oltre 3 etti di droga e più di 7.000 euro in contanti, in banconote di taglio diverso, sequestrati. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Pavia hanno arrestato la scorsa notte un 34enne di Abbiategrasso, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato in via Besate a Casolate Primo, dove erano in corso i controlli per un servizio straordinario antidroga, disposto per monitorare la movida del paese. All'alto i carabinieri, il 34enne si è subito mostrato nervoso e non ci è voluto molto a capire il perché. All'interno della sua auto, un Audi A4. I militari hanno trovato una parte della droga e hanno deciso di effettuare anche una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione del pusher sono stati trovati soldi e altra droga per un totale di 288 grammi di marijuana, 93 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, oltre a 7.325 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio. In casa il 34enne aveva anche 5 proiettili calibro 7,65 detenuti illegalmente che sono stati sequestrati assieme allo stupefacente e al denaro. Lo spacciatore è stato portato nella caserma di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia per gli accertamenti di rito e quindi trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Oltre ai controlli sulla movida, i carabinieri stanno mantenendo alta l'attenzione anche sul contrasto allo spaccio di droga tra i giovani. L'operazione Scuole Sicure prevede nuovi controlli nelle prossime settimane. Sono stati individuati e denunciati tutti i partecipanti alla rissa che si verificò a Mortara nella notte tra il 29 e il 30 settembre scorso. Fu un episodio che destò particolarmente scalpore perché avvenne mentre la città era impegnata con i festeggiamenti per la sagra del salame d'oca. Un gruppo di stranieri si fronteggiò in pieno centro, in piazza Silvabella, con calci, pugni e colpi di spranga. Un uomo rimase ferito alla testa, un 31enne ucraino che figura nell'elenco dei denunciati. Le persone individuate dai carabinieri sono in tutto 5, il più giovane ha 21 anni, il più vecchio è proprio il 31enne rimasto ferito. Sono 3 rumeni, uno abitante in Mortara e 2 in provincia di Piacenza e 2 ucraini, entrambi residenti a Mortara. Per tutti l'accusa è di rissa aggravata. E un accordo che vede diverse regioni alleate è stato firmato a Milano per i controlli antibracconaggio sul fiume Po, un tema di cui ci siamo sempre lungamente occupati. Dai guardiapesca giurati alla geolocalizzazione e al monitoraggio dei punti di imbarco più critici fino ai protocolli per l'attivazione immediata delle forze dell'ordine e delle polizie locali. Queste alcune delle novità messe in campo dalla consulta delle regioni del bacino del Po per contenere il fenomeno del bracconaggio ittico. L'incontro tenutosi a Milano e a cui hanno partecipato i rappresentanti di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto oltre all'AIPO ha permesso di entrare nel merito delle proposte emerse a giugno, quando fu siglato l'accordo per tutelare il grande fiume dalle incursioni dei predoni, che, come raccontano le cronache recenti, spesso fanno strage di pesce con mezzi proibiti e senza alcuna autorizzazione sanitaria, per del pescato che poi finisce sui banchi dei mercati ittici italiani, ma soprattutto dell'est Europa. L'accordo siglato a giugno non era solo di facciata, ha spiegato l'assessore regionale lombardo Rolfi. Vogliamo combattere in maniera efficace le bande organizzate di bracconieri, spesso dell'Europa dell'Est, che recano danni enormi alla fauna, ai pescatori e anche all'ecosistema. Al centro del dibattito anche la rarefazione di specie autoctone come lo storione e l'anguilla. Un problema grave, ha aggiunto Rolfi, che non intendiamo sottovalutare, ha concluso, promettendo infine risorse per potenziare le attrezzature per il controllo notturno e la navigazione in alveo delle polizie provinciali e locali. C'è la pubblicità, torniamo fra poco, sempre qui con Pavia News. Bentornati a Pavia News. Per la nostra rubrica in collaborazione con ASST vi proponiamo un'intervista al primario di cardiologia dell'ospedale di Vigevano, con il quale abbiamo parlato delle novità tecnologiche che stanno interessando il reparto e di uno studio che sta per partire riguardante la popolazione anziana.
Arriverà entro fine anno la nuova apparecchiatura per l'emodinamica all'ospedale di Vigevano. La strumentazione, che sarà dotata della migliore tecnologia al momento disponibile, costituisce un anticipo della nuova sezione che verrà ricavata dove c'era il vecchio pronto soccorso e che da qui a un anno ospiterà la nuova ala di emodinamica al servizio del reparto di cardiologia. Dalla fine di quest'anno, probabilmente entro la fine di novembre-dicembre, avremo a disposizione la prima sala di emodinamica nuova, che sarà collocata esattamente dove c'è l'attuale sala, ma con tecnologie assolutamente nuove, un nuovo arco AC, un nuovo poligrafo che ci permetterà ovviamente di lavorare con una qualità superiore dal punto di vista delle immagini, soprattutto dal punto di vista delle procedure, perché ci permetterà una visione dell'albero coronarico, del posizionamento degli stent assolutamente più accurata. Questa è la prima, se vogliamo, novità importante. La seconda è quella che è stata resa pubblica in occasione della conferenza stampa fatta con l'assessore Gallera, regionale alla sanità, credo il giorno 1 di ottobre, 2 di ottobre, in cui è stato ufficialmente annunciato l'utilizzo della vecchia area del pronto soccorso per una superficie totale di circa 450 metri quadri per la creazione del nuovo laboratorio di emodinamica con due sale destinate alla cardiologia, che diventerà centro hub, quindi un centro di riferimento per l'infarto miocardico acuto, e non avremo più necessità di trasferire i pazienti che necessitano di angioplastica primaria nei giorni in cui il nostro laboratorio non è attivo presso altri istituti. Di solito il riferimento è il Policlinico San Matteo di Pavia, ma quando questo non è in grado di accettare i pazienti dobbiamo trasferirli verso Milano in altre istituzioni. Quindi l'obiettivo grande è quello veramente di diventare un centro hub operativo H24, 365 giorni all'anno, con la costituzione del nuovo laboratorio di emodinamica, che probabilmente sarà pronto verso, io mi auguro verso l'estate, ma probabilmente nell'autunno del 2019. Il personale del reparto di cardiologia intanto questo sabato sarà presente in Piazza Ducale per un'importante iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione. L'obiettivo di questo evento sta nell'obiettivo di SST, perché SST ha dimostrato di voler stare accanto alla gente, accanto alla popolazione, e allora ho pensato e ho proposto all'azienda una cosa un po' strana. Insomma, arriverà un camion grande, lungo circa 15 metri tra, o 16 metri tra motrice e cassone posteriore. All'interno di questo camion ci saranno due microambulatori nei quali offriremo, insieme ai nostri infermieri, i cardiologi e gli infermieri della cardiologia, che ho, devo dire, l'onore di dirigere, offriranno l'esecuzione gratuita dell'elettrocardiogramma e la misurazione della pressione, e all'interno di questo camion ci sarà anche una mini sala conferenze dove più o meno ogni 45-50 minuti saranno schedulate delle conferenze sui fattori di rischio cardiovascolare, su come sia importante modificare gli stili di vita, su come sia importante essere aderenti al trattamento quando un paziente è iperteso, è dislipidemico, ha colesterolo elevato, e nell'intervallo tra una conferenza e l'altra ruoteranno delle diapositive che illustreranno l'attività di questa cardiologia. Oltre al lavoro per potenziare il reparto di cardiologia dell'ospedale di Vigevano, il dottor Pusineri sta portando avanti uno studio per creare una banca dati provinciale dedicata ai pazienti anziani, per analizzare le procedure con le quali vengono abitualmente seguiti nei vari ospedali e studiare possibili migliorie nei trattamenti. Intanto la provincia di Pavia è una delle province con tra le province di questo paese con la popolazione più anziana. Su circa 500.000 abitanti, il 10%, 45-50.000 hanno età superiore agli 80 anni. La popolazione sta invecchiando sempre più e noi nelle nostre unità coronariche ormai vediamo un buon 30-35-40% di pazienti che hanno eventi coronarici acuti in questa fascia d'età, che appartengono a questa categoria di pazienti, quindi sopra gli 80 anni. Nella letteratura non ci sono tante informazioni, la letteratura medica ha un po' trascurato questa popolazione perché è una popolazione ad alto rischio, quindi i grandi studi internazionali hanno tendenzialmente escluso il paziente molto anziano,
e per definizione è un paziente che, a dispetto del fatto che ha un rischio di morte, di recidive molto alto, è un paziente che tendenzialmente è sottotrattato, è trattato non come le linee guida suggeriscono. Allora, quello che io mi sono disegnato e mi sono prefisso è quello di costituire un registro nel quale saranno arruolati pazienti sopra gli 80 anni colpiti da evento coronarico acuto, da sindrome coronarica acuta di qualsiasi tipo, dall'angina instabile all'infarto non ST elevato all'infarto ST sopra, e verificare come questi pazienti sono trattati, creando poi per loro una sorta di canale preferenziale di accesso agli ambulatori per poterli seguire e poter gestire il follow up, quindi l'outcome di questi pazienti nel modo migliore. È chiaro che quando si parla di follow up o di outcome o di futuro di questi pazienti, essendo ultra ottantenni, parliamo di un periodo medio-lungo, nel senso che l'aspettativa di vita dopo gli 80 anni in un paziente che ha avuto un evento coronarico acuto non è lunghissima, ma certamente può essere influenzata da quanto bene viene curato questo paziente. Quindi l'obiettivo è proprio quello di fotografare questa popolazione e verificarne con attenzione come viene curata, per poter ovviamente aggiustare il tiro e mettere a posto tutti quei bias, quelle mancanze che possono esistere nell'interpretazione di una malattia così delicata come la sindrome coronarica acuta in un paziente ad alto rischio con più di 80 anni. A Pavia sta partendo il censimento, non si fa più in maniera tradizionale ma con nuove modalità, vediamo quali. È iniziato ufficialmente nei giorni scorsi il censimento del capoluogo, una rilevazione che presenta diverse novità rispetto a quanto avveniva in passato. Intanto l'altra mattina in comune due dipendenti, l'assessore ai servizi civici del Mezzabarba, Giuliano Ruffinazzi, hanno presentato i tesserini di cui dovranno essere dotati gli incaricati comunali nel momento in cui si presenteranno a casa delle persone scelte per raccoglierne i dati statistici. Sarà in ogni caso possibile contattare l'ufficio censimento sia recandosi direttamente a Palazzo Mezzabarba che telefonicamente. L'ufficio censimento è aperto da lunedì al sabato compreso, dalle 9 alle 13. Partecipare al censimento non è facoltativo, ma è un obbligo previsto dalla legge. Parte il censimento della popolazione del comune di Pavia quest'anno con la nuova modalità. Non è più un censimento che coinvolge tutta la popolazione della città ogni 10 anni, come si faceva fino allo scorso censimento, ma è un censimento a campione che coinvolge solo alcuni cittadini e sarà ripetuto ogni anno. Tutti i cittadini coinvolti saranno avvisati tramite lettera o dall'Istat o dal Comune di Pavia e in comune sarà aperto un servizio che aiuterà i cittadini a compilare o ad avere tutte le informazioni che possono servire per attuare questo nuovo censimento. Gli unici addetti ad aiutare o da suonare il campanello dei cittadini pavesi per adempiere a questo importante servizio sono dipendenti del Comune di Pavia forniti di questo apposito badge. Rivediamo ora i principali fatti del giorno. Il locomotore di un treno che trasportava un gas altamente infiammabile ha preso fuoco ieri mentre stava passando per Mede. Il macchinista è riuscito a fermare il convoglio prima che si verificasse una strage. Il Partito Democratico non ha ancora deciso chi sarà il candidato sindaco per le prossime comunali a Pavia. Per il segretario Calabrò sono in lizza non solo De Paoli e Moggi, ma anche altri nomi. Dopo gli allarmi dei giorni scorsi, il verdetto dei numeri, 4 sforamenti consecutivi dei livelli di PM10 a Pavia. Da domani scatta il blocco anche per i diesel Euro 4. In arrivo nuovi fondi per la sistemazione del torrente Staffora a Voghera, nel servizio il dettaglio dei lavori.
Lavori e nuovi studi per ridurre i rischi legati alle piene del torrente Staffora dopo la conclusione del primo dossier sull'intero corso d'acqua presentato a Varzi nelle scorse settimane. Regione Lombardia ha fatto sapere di voler ampliare e dettagliare meglio lo studio, stanziando nel contempo circa 1 milione di euro per gli interventi già definiti. Per quanto riguarda la parte bassa, nella zona Valle di Voghera per intenderci, la manutenzione potrà contare inoltre su ulteriori 275.000 euro messi a disposizione dall'Agenzia Interregionale per il Po, competente per il tratto a valle della città. Le zone più critiche del Vogherese, in base a quanto emerso dai sopralluoghi congiunti dei tecnici della regione e dalle segnalazioni del comune, sono quelle a monte del Guest Ranch, ai confini con Rivanazzano Terme, di strada Greppina e poi a scendere lungo la strada provinciale di Oriolo. I lavori in programma riguardano l'eliminazione di tronchi e vegetazione che potrebbero causare danni ai ponti, alle infrastrutture, ma anche eventualmente opere di difesa idraulica danneggiate o non ancora realizzate. È quanto emerso al termine di un incontro tenutosi a Milano fra i rappresentanti di Regione, AIPO e Comune di Voghera. Rileviamo con soddisfazione che la Regione ha tenuto conto delle nostre indicazioni, ha spiegato l'assessore alla protezione civile di Voghera Giuseppe Carbone, e continueremo a tenere aperto questo dialogo. Così invece il sindaco Carlo Barbieri. Innanzitutto la comunità montana ha attivato questo studio che è durato diversi mesi e che ha analizzato nella sua profondità il torrente Staffora per quanto riguarda il suo corso dall'Alta Valle Staffora fino a Voghera. C'è una questione di competenze, perché nel comune di Voghera il fiume Staffora fino al ponte di Via Piacenza è di competenza di Regione Lombardia, dal ponte di Via Piacenza in giù, quindi verso le frazioni di Oriolo e così via, la competenza è di AIPO e quindi l'autorità del Po. Noi abbiamo chiesto all'assessore Foroni, che ha dato una risposta positiva, di fare un tavolo dedicato con Regione Lombardia, Comune di Voghera, AIPO, proprio per andare a programmare e progettare quegli interventi che per la nostra città sono molto importanti in quelle frazioni che storicamente, quando capitano le piene, hanno e ci sono dei problemi di contenimento delle acque. Audizione in regione per il caso della ex Necchi di Pavia. Nell'area dismessa persiste la presenza di materiale pericoloso, una situazione denunciata da tempo dal sindacato di polizia Lo Scudo, che teme innanzitutto per la salute dei dipendenti dell'adiacente questura. All'audizione li vediamo, era presente il segretario provinciale del sindacato Marco Zampetti con l'avvocato Claudia Sclavi, che si sta occupando del caso. L'incontro era voluto dal consigliere regionale della Lega Roberto Mura, che ha così commentato: si tratta di una situazione gravissima sulla quale è necessario intervenire immediatamente. Si rileva la presenza di sacchi contenenti amianto deteriorati dagli eventi atmosferici, di edifici pericolanti che possono crollare da un momento all'altro e che necessitano quindi di essere messi in sicurezza. Si tratta di una vera e propria bomba ecologica in pieno centro. Mura ha annunciato la prossima convocazione in regione del comune di Pavia per studiare un piano di intervento. E sempre a Pavia continuano le polemiche sullo stato di manutenzione dei marciapiedi. Problema, situazione dei marciapiedi, c'è stato anche un incidente, una signora si è fatta male proprio nei giorni scorsi. L'amministrazione ha detto che però verranno fatti degli interventi anche piuttosto onerosi a breve. Sì, assolutamente sì. Una signora di 58 anni, martedì intorno alle 22.30 è caduta in via Ciaffessoni perché il marciapiede riportava un avvallamento, si è fatta male e insomma è andata al pronto soccorso, portata dal marito, e ha avuto una prognosi di 10 giorni. Allora, quello che ho chiesto io questa sera all'assessore Magno e all'amministrazione comunale è che cosa questa giunta ha intenzione di fare rispetto alla sistemazione di marciapiedi e strade, marciapiedi che ormai sono ammalorati. E mi è stato risposto dall'assessore Magni che questi marciapiedi e le strade saranno sistemate, io mi auguro, quanto prima, perché è stato fatto un appalto per 900.000 euro. Insomma, anche questa è una questione di cui più di una volta mi sono occupata in consiglio comunale, perché le zone e i marciapiedi da sistemare sono davvero tanti. Parliamo della zona di Viale Gorizia, la zona
tutta la zona di via Sora, via Riviera, via San Lanfranco, tutto lungo Ticino, insomma le zone da sistemare a Pavia in città sono davvero tante, e anche la zona di via Taramelli, zone insomma anche punti nevralgici, perché poi sono frequentati da marciapiedi, appunto dove passano ragazzi, addirittura quello di via Taramelli avevo denunciato che era un marciapiede ricoperto di foglie e con addirittura rami sul marciapiede, e la zona di via Taramelli, il marciapiede viene anche utilizzato dai ragazzi come pista ciclabile, quindi potete ben capire quanto diventino pericolosi questi, insomma, percorrere questi marciapiedi. C'è la pubblicità, torniamo fra poco, rimanete con noi. Di nuovo in onda con Pavia News, ci occupiamo del mondo sindacale con l'annuncio di un importante incontro da parte della CISL. Superare le criticità per offrire servizi sempre più efficienti è a misura di persona. È questo l'obiettivo dell'Assemblea Organizzativa dei Servizi, indetta dalla CISL Pavia Lodi per il 23 ottobre prossimo. Assolutamente, il ruolo del sindacato può solo essere quello del servizio alla persona a tutto tondo. Diciamo che la nostra ambizione è di essere di aiuto, di ausilio a tutte le persone dal momento, diciamo, del concepimento, quando la mamma o il papà hanno bisogno di aiuto, di spiegazioni sui diritti della maternità, sui congedi, eccetera, e addirittura seguirlo per tutto il corso degli studi attraverso le nostre strutture che guardano la scuola, il lavoro e il dopo lavoro, nel senso della pensione e dell'aiuto anche addirittura nel sostegno a momenti di tensione, di difficoltà della famiglia per gli anziani. Noi abbiamo diversi servizi, appunto dall'INAS che può seguire dall'inizio alla fine, a tutti gli altri servizi, alle categorie. L'intendimento è incontrarci tra di noi, parlare tra di noi, esaminare le criticità, trovare i punti di forza e svilupparli, superare le criticità per essere ancora più efficienti nei confronti delle persone. In un momento storico in cui le persone hanno sempre più bisogno di aiuto, c'è tempo anche per una riflessione sui fatti di Lodi che hanno scatenato un grande clamore mediatico. La CISL ha una posizione molto chiara e lineare. Noi non ci lasciamo andare a propaganda politica né di un tipo né dell'altro, non siamo né pro e né contro, ma noi siamo per il trovare una soluzione insieme ai sindaci, perché il problema non riguarda soltanto Lodi, ma riguarda anche Vigevano, riguarda anche Cavenago, ad esempio, dove la giunta è di tutt'altro colore. Il problema è non discriminare i bambini di qualunque etnia e di qualunque nazionalità, perché il bambino ha il diritto di essere cresciuto da noi con la speranza e con l'illusione che il mondo sia giusto e sia migliore. Quindi non discriminiamo i bambini, troviamo soluzioni politiche, però io lo dico forte e chiaro, anche combattiamo quelli che con varie scuse cercano di non adempiere ai doveri che sono sia dei cittadini italiani sia dei cittadini che aspirano a diventare italiani. Quindi le mense vanno pagate se si può pagarle, se non si può pagarle, dimostrando che non si può pagarle, si deve essere aiutati dallo Stato e dal Comune, perché lo Stato deve esserci, nella chiarezza e nella limpidezza delle azioni. Però naturalmente i bambini non devono essere discriminati. Domani apre Birrarta Casteggio, ne abbiamo già parlato con gli organizzatori, oggi invece ne parliamo con un birraio che è venuto a trovarci, Claudio Gritti. Buonasera e benvenuto. Buonasera Paolo. Beh, intanto tu sei uno degli ospiti che viene, possiamo dire così, da oltre confine, cioè oltre il nostro territorio. Difatti arrivi dalla provincia di Brescia. Di Brescia, no? Esatto. In particolare da quale zona? Allora, il birrificio è a Erbusco, che è praticamente nel cuore della Franciacorta. C'è questa strana commistione per cui in comune con gli organizzatori hai il fatto che vieni da una terra di vino dove però si produce anche birra. Ne parliamo tra poco, perché prima volevo chiederti di questa tua caratteristica importante che tu produci birra senza glutine. Esatto. L'obiettivo iniziale del nostro birrificio era produrre della birra artigianale fatta con materie classiche, quindi malto d'orzo, malto di frumento, qualora la ricetta lo richiedesse, ma che fosse anche senza glutine, quindi potesse essere bevuta anche da chi ha problemi di celiachia o intolleranze, problemi comunque con il glutine. Come avete risolto questo problema? Tramite un studio
lungo. Si parte dalla scelta delle materie prime, successivamente anche durante la lavorazione e nella fermentazione, tanti piccoli accorgimenti che mi permettono di ridurre la quantità di glutine presente nella birra. Poi ovviamente sai come si dice sempre quando si parla di alimenti per celiaci, uno va sempre a chiedere, sì, ma il gusto com'è? Quindi il gusto è lo stesso. Prima di presentarmi sul mercato ho fatto alcuni campionamenti tra amici e parenti di due birre uguali, ma una senza glutine e l'altra con il glutine, nessuno ha saputo dirmi quale delle due fosse una e quale delle altre. Quindi diciamo la prova provata si è avuta. Esatto. Che tipo di birre fa? Al momento abbiamo tre birre, abbiamo una Pils, quindi una bionda, questa qui che è la nostra punta di diamante che è la birra belga, e abbiamo una Weiss, sta per arrivare anche una IPA. Le avete chiamate tutte con nomi di donne? Esatto, sono donne della mia vita o che hanno comunque avuto a che fare con il birrificio. La Pils è dedicata a mia nonna, che ha parzialmente fornito il supporto finanziario. La Weiss è dedicata a mia mamma, che mi aiuta nella contabilità e nell'amministrazione. Mentre la belga, essendo quella più strutturata e profumata, l'ho associata a mia zia, che era sommelier. E quindi una birra profumata richiama anche il mondo del vino. Esatto, ne abbiamo accennato in precedenza perché Birrart si tiene a Casteggio, che è terra di vino per la provincia di Pavia. Tu produci birra in un'altra terra del vino, Lombarda, che è la Franciacorta. È difficile inserirsi in un mercato dove il vino a livello geografico la fa da padrona? Non ti nego che il territorio bresciano è molto legato alle sue tradizioni vinicole, quindi una birra, soprattutto una birra artigianale, non viene accolta subito calorosamente, però stiamo pian pianino creando questa cultura della birra artigianale nel bresciano. Siamo vari birrifici e quindi la gente sta entrando nell'ottica che nella Franciacorta c'è anche la birra. Trovo molte analogie fra quello che sta accadendo da voi e quello che sta accadendo in provincia di Pavia, dove si sta facendo un po' lo stesso percorso. Allora, domani si inaugura Birrart, voi come siete presenti alla manifestazione? Noi saremo presenti con il nostro stand, avremo le nostre spine dove potremo servire direttamente la birra, oppure avremo anche bottiglie per chi preferisce invece portarsela a casa e gustarla tra amici. E si potrà fare la prova, insomma, ricordiamo, sono birre senza glutine. Esatto. Grazie a Claudio Gritti del birrificio Gritz, che ritroverete a Casteggio. Grazie a te. Noi invece adesso ci spostiamo in un altro territorio, a Candia, dove si è svolta la quarta edizione del Paglio. Vediamo com'è andato. Decisamente il terzo. Decisamente il testo di Terasin, secondo i Terasin. Una corsa a staffetta e poi la difficile ricerca dei marenghi, cioè delle monete, nascosti nel riso. Sono i giochi del palio del Marenghin di Candia, rievocazione storica, giunta alla sua quarta edizione. Davanti a una folla che ha invaso le strade del paese, le cinque contrade, Burgratré, Cavourin, Peschieran, San Carlin e Terasin, si sono sfidate in prove di abilità basate sui vecchi giochi della tradizione. Alla fine l'hanno spuntati i giocatori della contrada San Carlin alla loro seconda vittoria in 4 anni. A questo punto, prima di dire il secondo, non vogliatecene, però poi si perde un po' la suspense. Vi diciamo subito chi ha vinto.
Vince la quarta edizione del Palio del Marenghin di Candia Lomellina la contrada San Carlina. Al secondo posto la contrada del Maestrino. Tutta Candia sotto un cielo giallo! Ed ecco che il Marenghino è stato riconsegnato! E con questo per il momento è tutto, vi ricordo ancora l'appuntamento in prima serata con Politica alla Parola. Ci fermiamo qua, arrivederci.